signor Faccini, ha sentito una scossa di terremoto? Veniva dal TOC. Cosa si aspetta, Don Carlo? Che quella città maledetta ci ammazzi tutti quanti? Ma cosa dobbiamo fare, Don Carlo? Abbandonare il paese? C'è l'Enel, adesso c'è l'Enel! Scriverò all'Enel! Quando saremo tutti crepati, che importanza avrà se è stata colpa dell'Enel o della Sade? Dimmelo, Carlo! Hai ragione, Celeste, hai ragione! Avete ragione! In questa valle i diritti della povera gente sono stati calpestati e la povera gente ha il diritto di ribellarsi! Chi commette peccato non è chi subisce, ma chi offende, chi approfitta dei suoi soldi, chi mette a repentaglio la vita dei suoi simili. E io vi dico, contro costoro non è peccato ribellarsi. Ribellarsi contro la Sade non è peccato! Sì, è vero. Si capisce? C'è la Tina! C'è Tina Merlin! È giusto! Tina Merlin, andiamo! Vieni, Tina, guarda cosa ci hanno combinato quelli della Sade! Sì, guarda, devi scriverlo sull'unità, Tina. Devi dire che razzali di questi sono quelli della Sade. Scrivilo sull'unità, prima o poi tornerà giù e ci ammazzerà tutti quanti. Tutti. Te lo dico io. Antonio! Carlo! Venite, sentite cosa scrive la Merlin. Un'enorme massa di 50 milioni di metri cubi di materiale sul versante sinistro del lago artificiale sta franando. Non si può sapere se il cedimento sarà lento o se avverrà con un terribile schianto. In quest'ultimo caso sarebbe un immane disastro per lo stesso paese di Longarone, adagiato in fondo valle. Olmo, io ho paura, andiamo via. Mia zia abita a Belluno, potrebbe darci due stanze. Ascoltami, anch'io sono preoccupato, non dico di no. Però anche i capi della diga hanno tutti quanti moglie e figli qui a Longarone. Tina, ti pare che starebbero tranquilli se davvero ci fosse pericolo? Non so. Io so soltanto che la mia famiglia vive a 40 km da qui e che la sera quando spegniamo la luce ci addormentiamo tranquilli. Andiamo da mia zia. Soltanto per un po'.